Padova sta ospitando la 22esima edizione di Expo Scuola, manifestazione di riferimento per la formazione e orientamento scolastico che si svolge alla Fiera di Padova fino a sabato. Tre giornate ricche di appuntamenti culturali e di workshop di approfondimento che ogni anno consentono a migliaia di studenti e i loro genitori di conoscere l'offerta formativa delle scuole del territorio. Tanti workshop orientativi e formativi tenuti da esperti del settore, oltre ad un'area dedicata a laboratori e attività ludiche per i bambini. La provincia partecipa inoltre con un suo stand dove viene distribuita la guida orientativa ed è possibile trovare informazioni anche sull'Europa e le diverse possibilità formative. L'opuscolo, liberi di scegliere, è consultabile anche online al link www.provincia.padova.it/liberi di scegliere. Credo sia un'edizione dei record alle prime ore in cui subito dopo l'apertura una folla di ragazzi è qui per vedere le offerte formative delle scuole superiori della provincia di Padova. E io dico una cosa, l'altro giorno la Fondazione Agnelli indica due istituti padovani tra i migliori d'Italia, il Liceo Fermi di Padova e il Newton Pertini di Campo San Piero. E dico, la scuola padovana è una scuola di eccellenza e noi dobbiamo continuare in questo. Beh, sappiamo che le province hanno come compito fondamentale quello di occuparsi di quelli che potremmo chiamare gli involucri dentro i quali poi i nostri ragazzi coscientemente devono scegliere che studi andare ad intraprendere, però noi questo compito lo sentiamo bello e forte e quindi gli investimenti quest'anno sono stati corposi. Certamente serve tutta una serie di formule per arrivare dopo la progettazione alla realizzazione dei lavori, però siamo fiduciosi, abbiamo alcune scuole in ampliamento, altre in cui stiamo facendo seri lavori di ristrutturazione.